Questa puntata di Bettina in cucina è presentata da Friul Trota, affumicatori in San Daniele. Friul Trota, un guizzo di bontà. Ben ritrovati, anche oggi mi cimento tutta sola ai fornelli con una ricetta molto speciale. Abbiamo come protagonista la Trota Chef alle erbe, che prepareremo con melanzane, timo, scalogno, pomodoro e dei fiorelloni di pasta brisée. Cominciamo subito, prendiamo una melanzana, le togliamo questa parte e la tagliamo prima a fette e successivamente a striscioline per poi creare dei dadini che serviranno come letto alla nostra ricetta. Diciamo che questa è una ricetta per un paio di persone e poi insomma a me piace fare sempre tutto a occhio. A questo punto prendo dello scalogno e lo metto in una pentola dove ho già fatto scaldare dell'olio. Lo lasciamo appassire leggermente dorare e successivamente ci mettiamo un po' di salsa di pomodoro, un paio di cucchiai, poi del pepe e mescoliamo il tutto. Dopo un paio di minuti mettiamo le melanzane, ecco, e lasciamo cucinare per qualche minuto le melanzane. Nel frattempo metteremo la trota alle erbe a bollire per 5 minuti in acqua. Operazione molto importante perché sono prodotti tutti pronti e facili da utilizzare. Con una semplice operazione, poi tagliando la confezione, scotta un po', togliamo la trota alle erbe, Trota Chef alle erbe, e fumante la posizioniamo nel piatto a pezzettini. Ecco, possiamo fare a piacere poi per la composizione naturalmente. Ecco, possiamo adagiarla in questo modo e mettere il nostro guazzetto di melanzane. Ecco, lo decoriamo e poi sarà gustoso poterlo assaggiare. E infine il nostro fiore di pasta brisée che metteremo al centro, l'avevo guarnita con un pizzichino di papavero e poi per finire mettiamo qualche fogliolina di timo fresco. Prendo poi due rametti per concludere la decorazione e voilà! I prodotti che utilizzo oggi per le mie ricette sono di Friul Trota, che troverete nella grande distribuzione con il marchio Il Borgo del Gusto. Questi ottimi prodotti hanno un gusto unico, sono delicati e gustosi allo stesso tempo. Lo scrupoloso rispetto dei tradizionali metodi di trasformazione consente di salvaguardare al meglio gli omega 3, che come sappiamo sono importantissimi per la nostra alimentazione. Sani, naturali e leggeri. Questa è la sintesi della filosofia aziendale di Friul Trota. Ma soprattutto i prodotti Friul Trota sono facilissimi da utilizzare, come abbiamo visto nella ricetta appena fatta, sono in confezioni già puliti, senza spine, ottimi, naturali. Inoltre, importantissimo, non hanno né coloranti né conservanti. Friul Trota, un guizzo di bontà. E procediamo con altre due buonissime ricette. La prima, abbiamo la buonissima regina di San Daniele che subisce una affumicatura a freddo, dello yogurt, la mela verde e il rafano. Allora, tagliamo la mela verde lasciando la buccia che avremo lavato naturalmente a pezzettini molto molto piccoli, quindi diciamo a piccoli cubettini, così. Quando l'avremo del tutto sminuzzata, la mettiamo in un piatto e ci uniamo lo yogurt magro, mi raccomando. Ecco, mescoliamo il tutto bene e dopodiché siamo già pronti per comporre il nostro piatto. Quindi lo adagiamo così al centro, in
questo modo e successivamente prendiamo l'ottima regina di San Daniele con il dito indice, ecco, formiamo una rosa, arrotoliamo così un paio di fette, le schiacciamo un pochettino e le mettiamo al centro. Per finire una grattugiata di rafano fresco. E anche questo piatto è pronto. Tantissime sono le ricette che si possono realizzare. Un altro consiglio: prendiamo la buonissima trota agli agrumi e della burrata e componiamo così il piatto: burrata, trota agli agrumi, un po' di timo e della scorza di arancia per guarnire. Alla ricetta appena vista abbiniamo lo Chardonnay dell'azienda Zorzetti di Spessa di Cividale, ottimo vino che appartiene ad un'ottima azienda. Tradizione e innovazione, vendemmia a mano e nuove tecnologie, semplicità e massima professionalità. Dall'incontro tra vecchio e nuovo nasce il vino Zorzetti, da uve selezionate con cura, le quali giungono nell'antica cantina in cui avvengono vinificazione e maturazione. Il tutto si compie con la massima attenzione e dedizione, perché i vini Zorzetti hanno in sé tutto il senso della passione. E anche per oggi siamo arrivati in chiusura, vi do appuntamento alla prossima settimana. Le ricette di questa puntata di Bettina in Cucina sono state presentate da Friul Trota, affumicatori in San Daniele. Friul Trota, un guizzo di bontà.